Tutta l'organizzazione di questo concerto è stata curata da noi. Noi significa che io rappresento il direttore artistico dell'associazione Collegium Ars Musica, un'associazione che da 40 anni a questa parte, dico 40 anni perché è la realtà, opera nel campo della musica, per la diffusione del linguaggio musicale, linguaggio che è universale perché non tiene conto di barriere, non tiene conto di politica, di religione o di razza o di colore di pelle o di altro, ma è un linguaggio che è uguale per tutti, è accessibile a tutti. Quindi noi abbiamo ben pensato 40 anni fa, appena ragazzini usciti dal conservatorio, di formare questa associazione per dare la possibilità un po' a tutti di poter godere dell'ascolto della musica, di diffondere il linguaggio musicale attraverso l'attività concertistica, ma anche attraverso l'attività didattica che abbiamo sempre curato, andando nelle varie scuole, rappresentando noi stessi come docenti, diffondendo dei metodi validissimi per la didattica. E continuando così, senza fermarci e credendoci fermamente, con tanto amore e passione, a tutto quello che abbiamo svolto. E questa è la presentazione dell'associazione, l'associazione di Palermo, con sede a Palermo, ma abbiamo ben pensato che questa sera di presentare, anche se voi li conoscete perfettamente, ma di presentare in un ambiente di teatro, come questo che è bellissimo per la vostra città, il duo Cascini Indovino, che si è formato da un po' di anni, precisamente nel 2017, incontrandosi tra docenti, e hanno ben pensato di fare questo duo che è molto affiatato musicalmente. È un duo che ha una grande intesa, una grande sensibilità musicale che voi stessi noterete, non c'è bisogno che ve lo dica io o ve lo suggerisca. Il programma sarà presentato da due studenti della scuola. Dell'istituto, scusate, il liceo musicale Napoleone Colajanni e precisamente Giuseppe Guastella e Mavi Pappalardo, due studenti della professoressa Maria Giordano, che ha curato appunto la preparazione che loro stessi vi indicheranno, vi diranno, vi illustreranno del programma che faranno questa sera i nostri maestri. Ma volevo anche dirvi che siamo stati collaborati in questa organizzazione, precisamente in primo luogo dal sindaco di Enna, dall'assessore Comito, da tutta l'amministrazione comunale del teatro, che noi ringraziamo vivamente. Ma non solo, siamo stati appoggiati e collaborati in primo luogo dall'accordatore che ha accordato il pianoforte stamattina, e dal servizio Luci e Audio, dal service dei render di Andolina che ci hanno collaborato nel poter realizzare la serata. Ma oltre questo volevo fare solamente una piccola presentazione di quei tanti piccoli sponsor che hanno creduto in questa manifestazione e il perché della manifestazione. Perché? Perché noi volevamo che voi venisse ad ascoltare i vostri docenti, perché molti sono ragazzi. E non nell'ambito scolastico, ma proprio in un ambito teatrale dove loro spesso si esibiscono, che poi ben sapete dal loro curriculum, mi pare che l'avete letti anche nel programma che vi abbiamo consegnato all'ingresso. Quindi, poi a proposito del programma, io non sto qui a elencarvi gli sponsor perché ve lo diranno i ragazzi, ma io ne volevo dire solo uno, ed è il negozio Modè. Persona del proprietario che stasera graziosamente mi ha fatto indossare un suo abito da cerimonia. Potete ammirarlo se volete, se volete. Mi posso togliere la giacca per vederlo meglio, così ovviamente non sto facendo la pubblicità, ma per farvi vedere che è un abito bellissimo. E poi vi abbiamo dato il programma di sala, e in questo programma di sala c'è scritto appunto il programma che loro eseguiranno stasera. Quando voi volete andate nel negozio Modè a Enna Bassa e vi sarà fatto il 20% di sconto.
Vi auguro un buon ascolto, ma vi ringrazio della vostra partecipazione, perché il tutto si può realizzare, a parte tutti quelli che abbiamo già ringraziato, perché ci siete voi. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata. Io sono Mavi e lui è Giuseppe. E se ci vedete un po' emozionati è perché siamo veramente contenti di presentare questo concerto di cui saranno protagonisti proprio i nostri docenti. Sappiamo anche che tra il pubblico ci sono molti nostri insegnanti e amici, quindi se faremo qualche gaffe, perdonateci. Musiche di Mozart, Schumann, Beethoven e Brahms. Non vogliamo dilungarci troppo perché durante la serata interverremo tra un brano e l'altro per offrirvi qualche chicca in merito all'ascolto. Quindi lasceremo questo primo brano senza presentazione e ci rivedremo alla fine dell'esecuzione. Vi diciamo solo che tutto il concerto sarà un viaggio nel quale noi tutti saremo partecipi. Un viaggio fatto di relazioni, amicizia, amore e soprattutto di buona musica. Beh, Giuseppe, che dire? Buon viaggio!
Thank you.
Il brano che avete appena ascoltato è stato composto nel febbraio del 1778 ed è caratterizzato dall'avere un tema con 6 variazioni di pulissima eleganza inventiva. Altro aspetto importante è che il violino in questo brano riveste i panni di strumento accompagnatore e lo vediamo in tutta la sua espressione in 2 momenti particolari. Nella prima variazione, in cui il violino lascia spazio al pianoforte, e nella cadenza alla fine della quarta variazione, dove i due esecutori si alternano mantenendo un ruolo uguale e distinto, secondo un'unità di concezione artistica che appartiene alla versatilità creatrice di Mozart. Proprio per questo, secondo alcuni critici mozartiani, rispecchierebbe il nascente idillio amoroso tra il giovane Mozart e Aloisa Weber. Ma passiamo adesso al secondo brano. Giuseppe, mi è venuta in mente una domanda da porti. Sono abbastanza curiosa, ma tu, per Natale, in genere, cosa regali alla tua fidanzata? Di solito vado nel panico, non so mai cosa trovare. Bene, allora, stasera ti posso dare io un'idea, anzi, te la da Schumann. Infatti, il prossimo brano che ascolteremo nasce come regalo di Natale da parte di Schumann, che compose il brano per sua moglie Clara, appunto nell'occasione di Natale. Quindi ti stai riferendo alle 3 romanze opera 94 di Schumann? Sì. Cioè, è ovvio, eh? So tutto di queste romanze, ovviamente. Le ascolto in già. Composte nel 1849, hanno particolarmente felice nella vita tormentata del compositore. Si trattano di piccoli brani tripartiti dal carattere dedicato e quasi salottiero. Dalla malinconia del primo brano si passa alla serenità e all'incanto melodico del secondo, per finire con il mistero quasi magico dell'ultima romanza. Come diceva Schumann, sono state scritte per oboe perché rappresenta un contenuto sentimentale in forma fantastica, ma può essere benissimo sostituito dal violino. Per voi stasera il duo Cascino Indovino. Buon ascolto!
Caro pubblico, adesso vogliamo mettere alla prova la vostra immaginazione. Provate a pensare alla natura incontaminata e alla gente che percorre le stradine viennesi. Potete credere che esista una sonata che racchiude in sé tutte queste caratteristiche? Stiamo parlando della sonata per violino e pianoforte in sol maggiore, opera 30, numero 3 di Beethoven. Composta nel 1802, dedicata allo zar Alessandro I di Russia, è una sonata nota per il fatto che racchiude in sé un carattere profondamente pastorale, tratteggiato da sentimenti di natura romantica, con un minuetto che funge da intermezzo. Infatti, cara Marie, la bravura del compositore sta nell'alternare gli strumenti con un richiamo al Settecento ed è nel movimento finale in cui il tema principale si unisce a una vena rustica che sicuramente divertirà l'ascoltatore. E con queste chicche lasciamo la parola alla musica.
Passiamo adesso subito al quarto e ultimo brano. Scritto da Brahms in appena 10 giorni, in collaborazione con altri artisti, è nato come un regalo per un amico. Stiamo parlando della sonata Fae, che al suo interno comprende uno scherzo e che sarà proprio la parte che andrete ad ascoltare. Quest'ultimo brano fa da sintesi al viaggio musicale a cui avete assistito oggi. E la motivazione principale di questa scelta è proprio che Brahms era uno degli allievi di Schumann e un grandissimo fan di Beethoven. Si tratta di un pezzo brillante che si basa su una libera fantasia sicuramente esuberante e suggestiva. Un brano non condizionato da preoccupazioni di rigore stilistico o compositivo, che lascia trasparire la giovane età di Brahms, che all'epoca della composizione aveva solamente 20 anni. Buon ascolto.
intanto grazie a tutti. Sicuramente noi siamo i primi a essere emozionati questa sera perché siamo davanti, diciamo, tutte le persone che vediamo ogni giorno, i nostri amici, colleghi, i nostri alunni soprattutto. Quindi siamo molto di essere emozionati. Per questo voglio ringraziare tutti per il contributo che avete dato alla realizzazione di questa serata. In primis ovviamente l'associazione Collegio Mars Musica che ci ha permesso la realizzazione di questo spettacolo, tutta l'amministrazione comunale, nonché i due fantastici ragazzi presentatori. Sì, un applauso anche per voi. Marie Pappalardo e Giuseppe Masetti. Seguiti dalla professoressa Maria Giordano, a cui va pure un grandissimo applauso. Particolare a tutti quanti, dai ranger e soprattutto al bellissimo palco che ci hanno allestito dal service Natasha Vicari e Sebastiano Spagnolo. Grazie mille, grazie mille per grazie mille. Che cosa voglio dire? Vi dedichiamo adesso quest'ultimo brano e non ha bisogno di presentazioni. Thank you.
l'aria che dà all'occhio sentendoli è questo loro affiatamento che restiamo quasi sconvolti. A parte che siamo contenti con questa loro bellissima amicizia musicale. E allora penso che sia doveroso chiamare il presidente dell'associazione per consegnare ai musicisti un pergamena ricordo e l'attestato del concerto. Presidente. Professore Michele Cascino. Avere avuto la possibilità di esibirci proprio qui nella città in cui lavoriamo e soprattutto vedo che il teatro è abbastanza pieno e questo ci fa ancora più piacere. Grazie. Un grazie speciale a tutti i colleghi e soprattutto un bacio e un abbraccio a tutti gli alunni che thank you.